Un'opera d'arte straordinaria è esposta al pubblico nella cripta della concattedrale di Policastro Bussentino. Il fatto davvero mirabolante è che l'autore non ha usato la materia per realizzare la sua idea. Non c'è tela o colore, né pietra, legno o ferro, niente argilla o vetro. L'artista non ha usato il pennello, né lo scalpello, nessun attrezzo tradizionale. Il protagonista è la luce, che come d'incanto si materializza e forma una scultura di luce. Attraverso la luce si delinea la figura di Cristo in una posizione che ricorda quella del famoso Cristo morto di Andrea Mantegna. Una serie di incisioni su lastre di plastica inondate di luce, di cui non si individua la provenienza, crea un effetto meraviglioso. Lo sguardo dell'osservatore penetra in una dimensione mistica. All'evento inaugurale era presente il vescovo Padre Antonio De Luca. Particolarmente emozionato il parroco Don Pietro Scapolatempo per una iniziativa che arricchisce l'inizio dell'anno giubilare su San Pietro Pappa Garbone. Don Gianni Citro, curatore dell'evento, ha sottolineato il forte valore della luce nella percezione del mistero della fede e ha evidenziato la bravura dell'autore nel trattare la luce come se fosse una fonte materiale, qualcosa di tangibile. L'artista Cristian Rizzuti, originario di Licusati, lavora a Barcellona, laureato in architettura, esperto raffinato in storia dell'arte e in nuove tecnologie applicate all'architettura, ha parlato dell'uso della luce come strumento per elevare gli ultimi, gli abbandonati. La scultura di luce Ecce Homo è parte di un trittico che sarà completato a breve. L'opera rimarrà esposta da domenica 12 a domenica 26 marzo.